il filo dell'uovo di Pasqua di Game of Thrones, di cui Morgana è strafan, vero? Il suo personaggio preferito è Daenerys. Dice che ci si rispecchia molto, soprattutto negli ultimi episodi. La veterinaria ha detto che non sembra che abbia 11 anni. Ma che faccio? Madonna, io impazzire. Ha detto che li porta molto bene. Quindi spero che sia immortale. Qualcosa che è un po' grassottello. Praticamente ieri la veterinaria l'ha visitata per farle un controllo pre-viaggio, perché appunto prenderà il Kilogram e quindi la stordiremo un bel po'. E ha detto che non sentiva troppo il cuoricino perché c'era troppo grasso intorno. Morghi. Quindi ieri Morgana ha iniziato la dieta. E dove stiamo andando? Ai navigli a farci una pericena. Ci sta oggi. Ci beviamo su. Perché abbiamo avuto, diciamo, 2 giorni, più che altro Fuoco. ieri, di fuoco. In cui abbiamo avuto un sacco di infarti, però vabbè. Dita incrociate, ovviamente. Che devo dire? Io comunque ho registrato le clip del tizio che scassina la porta di casa e Mantieni la pubblicherò sinistra perché per fa troppo continuare su via ridere. Alberto da Giussano. Oddio, aspetta che devo riposizionare il tab. Ok. E il bello è che ho un sacco di clip di Morgana che a un certo punto l'ho messa in bagno, no? Tra È 100 iniziata a miagolare, metri, facciamo alla rotonda, miau, miau. prendi la Morgana prima mi sa che è uscita e prendi via claustrofobica. Enrico Toti. Perché poi apro la porta e le passa. Poi non esce, perché capisce che non devo uscire. Però è più tranquilla. Ridere come cosa. E la vedi là che stava così. Mi guardava. Cosa sta succedendo? Che è sto trapano? Cosa pugliese era buona. Vai, ripeti. Allora, siamo andati una sera al Giappugliese, che è Perché mi noio. sa che siamo qui vicini. Ecco perché ci è venuta in mente questa cosa. Avvisami Sì, poi. sì. Perché praticamente niente, è uno you can eat di cucina pugliese mista a sushi, giapponese insomma. Vabbè, è famosissimo il giappugliese, È una quindi fa. catena Io tra lo l'altro a conoscevo già da Milano. quando abitavamo già a Taranto. E quindi abbiamo provato. Buono, che era buono, forse proprio qua vicino. E comunque le cose giapponesi erano normali, cioè niente di spettacolare. Quelle cose pugliesi erano buone. No, beh, buone. Come le mangiamo giù del resto, però era all you can eat. Eccolo! Avevi ragione. Come fai a memorizzare tutte queste strade? Io invece se non sono la vedo 50.000 volte, I non me la locali me li ricordo. ricordo subito. Cioè, ma tipo anche io ad esempio guido, ma non riesco neanche a Taranto a guidare senza il navigatore. Cioè, ho No, problemi. vabbè. Io a Milano ho difficoltà, anche se però è troppo grande, cioè. A parte che non conosco tutte le zone a Taranto, sì, le conosco tutte, meno Fa freschetto, infatti mi sono messa la felpa. Io e Mario eravamo inizialmente indecisi se andare o alla Vucciaria, si chiama così, amo, sì. Bucceria, sì. A Vucciaria. E che praticamente è un posto, cioè un siciliano in sostanza, oppure, e poi magari bere qualcosa un po' in giro. C'è anche il Good sui Navigli, anche se non è bello quanto quello del di City Life. E poi eravamo decisi se andare lì appunto oppure a fare apericena. Ecco, non mi veniva in mente la parola, perché c'è troppo casino. C'è troppo casino. E quindi nulla, alla fine praticamente andremo alla Vucciaria. Perché comunque gli aperitivi qui sono, cioè, nel senso, sono buoni. Come sono i più fighi, perché una cosa tipo del genere a Taranto secondo me farebbe anche tanto. Sì. Ovvero un posto che ti fa aperitivi a 12 euro. Tu paghi praticamente 12-15 euro e hai tipo il buffet illimitato più un drink. Ed è sente qualcosa, però vabbè, noi andiamo avanti per la nostra strada e quindi niente. Però il problema è che a volte trovi dei posti buoni, tipo ad esempio quella volta, quando era? Cioè,
non mi ricordo il giorno, ci andammo con Sharon. Sì. Quel posto era buono. Ma per i cene intendi? Sì. E il village? Il village. Il village. Ok, abbiamo il nome. Mario, oh, dovete sapere che no. Mario si ricorda tutti i nomi dei posti in cui si va a mangiare bene. Quindi questo qui, cioè, promossissimo. Solo che il problema è che è stra mega pieno. E poi ci sono altri posti, perché quello è tutto un vialone pieno di questi se negozi. Poi proviamo, eh. Non voglio provare, sai perché? Perché l'ultima volta che ci abbiamo provato non c'era troppa roba buona da mangiare. E quindi, dato che sono affamata e non ho voglia di cercare, ti dico andiamo dal siciliano, perché cioè, cavolo, è buonissimo, gli puoi dire. E niente. E poi al massimo abbiamo qualcosa così in giro. Anche infatti. Allora, noi siamo qui nel posto lì, siamo già arrivati. Ci sono anche i panzerotti. Tu cosa vuoi? Pane camenza. La vuoi? Sì. Veramente? Non ci sono ancora vuoi? Vuoi. Allora, Mario vuole il panino con la pizza. Qui vediamo quello. Morza in carrozza? Sì. E poi che altro? Con la minza non li voglio. Ci sono arancini, ma burrata infatti. La norma era buona, non mi ricordo. La norma era buona. Il ragù, il prosciutto e il formaggio, il pistacchio e pancetta era buono anche. Sì. Io farei il ragù e il pistacchio e pancetta. A farci male, dai, d'accordo. E poi un panino con la mayo, se no serve in carrozza. Mi piace. Mi stai, tutto, c'è uno e uno, non due. Uno e uno e ce lo dividiamo. Questi sono i dolci. Allora, gli arancini, un arancino, pistacchio e pancetta. Fino abbiamo preso diviso il pistacchio e diviso la ricotta, perché il panino con la milza non era disponibile, o meglio, dovevamo aspettare 20 minuti e non c'era. C'è da Avucciaria. Avucciria, scusate. Unboxing. Sì, lo so, i siciliani si staranno suicidando in questo momento, perdonateci. Tanto non ce ne sono siciliani, non abbiamo ancora dei veri e propri fan. Però facciamo l'unboxing e proviamo le cose che abbiamo preso. Unboxing di Avucciaria. Molto carino il packaging. Tra l'altro non ce l'hanno mai dato, posso dirlo? No, non è stato dato. Quindi. O perché avevo la videocamera, ti immagini? Diciamo, questi sono dei vlogger professionisti. Facciamo bella figura. Allora, ci hanno fatto trovare un sacco di tovaglioli. E voilà, cosa da fare? Dai, all'inizio, andiamo all'inizio. Quindi facciamo prima la sì. Che faccio? Spezzo? Facciamo tipo un video sì. Porn? Dovrebbe uscire qualcosa di carino. No, bugia, amore. Dai, facciamo così. Oh. Si vede? Sì, un po' si vede. Capisce. Comunque siamo a bordo Naviglio. Aspetta un attimo, amore. Sì, per la location siamo sul Naviglio Pavese, penso che sia questo. Molto carino. Location molto carino. Ma sì, dai. Tanto io me l'ho sporcato. Queste sono tue? Vai. Ah, assaggio io? Un assaggio. Mm-hmm. Tipo quello, il video di Genova. Ma c'è della carne? Sì, prosciutto. Penso che sia prosciutto e un po' di besciamella. È totalmente diversa dalla mozzarella in carrozza che mangiamo giù a Taranto. Cioè praticamente è tipo un sofficino. È praticamente un sofficino gigantesco, pieno di ricotta, dolcissima. Però anche salata, cioè comunque tipo formaggio alla fine sembra. E con la salsiccia, con la carne. Comunque molto buona. Buono, vero? L'impasto sembra molto dolce, strano, però buono. Stasera ho messo la tinta labbra di Sephora, che avevo anche nel video la giornata a Genova. Quindi per l'ennesima volta andrà a farsi fottere, perché stiamo mangiando. E vabbè, va bene così. Oh, bello. Tutto bello. Se devo trovare una nota
negativa di questo Iris, no Iris scusate, di questa mozzarella in carrozza, è che non fila. Pensavo fosse più filante, più mozzarelloso, invece no. Ma te l'ho detto, è totalmente diverso da quello che mangiamo giù a Taranto, però è buono, non vuol dire che è meno buono. Su quale arancino aprire? Scegli tu. Scrivete voi nei commenti quale dobbiamo aprire, scherzo. Dai. Quello di sinistra. Questo. No, l'altro. Questo. No. Questo. Yes. Mi dici sinistra? La mia sinistra. Vediamo taglio. Quale. Oh. Cioè taglio, rompo. Oddio, alla norma? Ragazzi. No, quello ragù dovrebbe essere questo. Questo qui sì, perché ci sono anche i piselli. Mi piace che fila molto, quindi si è aperto bene. Assaggio io. Vai. Vi faccio sapere com'è. No. Quindi ha preferito questo della faccia a Maria rispetto al mozzarella in carrozza. Decisamente. Non siamo riusciti a riprenderlo. Comunque c'è da dire una cosa. Vai. Cioè io amo questo posto perché fa degli arancini spaziali, sono praticamente perfetti e sono caratterizzati proprio da questa impanatura, ripeto, perfetta perché è bella croccante, è bella calda e poi quando lo rompi dentro fila, è morbidissimo, buono, cioè top. Se siete dei siciliani, comunque siete dei siciliani a Milano e vi manca la Sicilia oppure volete provare qualcosa degno della regione Sicilia, venite qui, troppo buono. Comunque mi sa che questo è il pistacchio. Mi intravedo del verde. Per forza lui. Oddio, sì, è lui. Bello pistacchioso, guardate. Prendilo bene, per favore. Guardate che io bella pianta. Io sto lacrimando. No, grazie. No, grazie, sono allergica. Ciao. Beh. Live reaction. Mi sa che questo vince, secondo me. Ne voglio 10. 10 e ce li portiamo a casa. Comunque tanta roba. Cioè questo veramente è tanta roba. Troppa roba. Cioè io. Vai. No, io la amo troppo. E io vado controcorrente. È buono. Ma ho preferito l'altro ragù. No, non posso accettare questa cosa. Perché non prende a fuoco? Ogni tanto non mette a fuoco. Ecco. Cioè, si vede. È molto buono. Mizzica. No, questo per me vince. Ecco questa la norma. No vabbè ragazzi, cavolo. Dimmi tu, è uguale. Grazie. Dai, facci sapere. Molto simile a quella ragù. Sente leggermente la consistenza della melanzana. Molto simile al ragù, cioè lo metto proprio sullo stesso livello. Forse un po' più carico quella ragù, un po' più gustoso. Comunque miracolo, la tinta è rimasta quasi intatta. Eppure ho mangiato tante robe di olio, infatti stavo facendo così perché me la stavo per togliere. Poi mi hanno detto, ma è rimasta tutta lì. Andiamo, molto bello. Dove stiamo andando? Cercando un locale dove bere. Siamo tra quelli un po' più rustici. Siamo qui. Ho preso una birra nera. Non mi ricordo però come si chiama. Neanche io. Probabilmente la cassiera lì si è presa, me l'ha leggermente un po' riempita, si capisce quanto grande. Invece Mario ha preso questa. Io ho preso una birra IPA alla canapa, non mi ricordo il nome, però ero curioso quando ha detto canapa, proviamo. Chissà che effetto, infatti eri curioso, capito, sulla canapa. Però voglio assaggiare anch'io, sono curiosa. Particolare. Veramente? La mia sa un po' tipo di caffè. Cambio? Facciamo uno scambio, attenzione perché ce n'è tantissima.
Oddio. Ma poi è molto il caffè, cazzo. Cavolo. Cavolo. È strana. È buona, ma non sembra una IPA. È molto più tipo un po' frizzante, un po' tipo acida. Un po' è strano. Vabbè. Simpatica. Vabbè, nostra. Gigantesimo. Mi resta bevendo la sua birra buona con i suoi begli occhietti. E non è ancora Brilla. Beh. Ciao. Allora Mario di recente è diventato malato col parcheggio. Facciamo vedere Mario malato. Ciao, col parcheggio. Sono malato del parcheggio, voglio mangiare l'iris. Ogni volta allora si parcheggia, poi dice aspetta mi sistemo meglio, poi si sistema meglio e dice ma secondo te si può parcheggiare qui solamente perché il posto era vuoto grazie al niente. Comunque siamo a Luci, non so se si vede. E mi sa che questo mese abbiamo dato un sacco di risparmi a Ucicini degli arancini, quindi Mario adesso fa l'unboxing dell'iris. Aspetta che tolgo questo, non si vede un tavolo. Allora, andiamo qui da bucceria dei dolci da conservare per i prossimi giorni. Sì, ma ovviamente. Vabbè, notare quanto sono lerci, cioè c'è la chiazzona di olio praticamente qui. Vai. Questo è l'iris al... Questo qui è quello è che volevi dire. L'iris alla ricotta. Alla ricotta. Quello al pistacchio dopo la fine ci sta. Eccolo qua. Ah. Il polso mi sta facendo male. Unboxing e live reaction di Maria. Vai. Vabbè, facciamo metà o no? No, un morso. Freddino. Cioè, non ho mangiato nulla. Tanto l'impasto, per niente. Non mi piace. Ma tu l'hai toccata la ricotta? No. Cioè? È la ricotta del cannolo. Cioè, niente di che. Preferisco il cannolo siciliano, scusami. Adesso ci metterò la clip il cannolo. Un cannolo. Questo è più carino comunque. Sì, ma è tutto al contrario. No, ragazzi, ma cosa mi avete fatto? No, sei tutto. Vabbè, ok. Vabbè, assaggio il pistacchio. Cioè. Allora, vai. Ti capisce? Io mi prendo questo più piccolo, tieni. Buono, la crema pistacchio è molto buona. È molto pieno poi tra l'altro, non è che... Molto più buono questo, anche se ti dirò non mi piacciono troppo questi dolci. Mi caldo perché c'è tanta pasta intorno e meno crema. Cioè, andiamo a prendere i biglietti. Beh, per la prima volta li prendiamo lo sportello automatico. Abbiamo licenziato tutti i cassetti. Chissà cosa vedremo, c'è scritto nessuno.
così hai detto Mario. Riso perché pensavo che oggi fosse sabato, invece venerdì. Ho preso i biglietti. Due biglietti per sabato. Per domani. In realtà, fortunatamente, me ne hanno potuti cambiare. Il posto non è quello, però va bene. Spero però sia fosse fila è di è sotto. Vabbè, dai, ci sta comunque, dai. Poi stiamo andando a vedere The Nun, quindi da qualsiasi punto penso che io me la farò fine. Addosso. Ma non è che mi fa, cioè non è che mi fanno paura. Beh, sì. Cioè, ho visto di peggio, sinceramente, anche lavorando in ospedale. Cioè, voglio dire, non è che sono una che si fa troppe paranoie, non mi fa schifo molta roba, ecco, nella vita. Però sono i jumpscare. Sono i jumpscare. In che sala stiamo? 4. Ripeti questo detto Tarantino. Asciuto da culo. Siamo qui davanti. Fila è. Fila è posti 5 e 6. Yeah. Nella sala 4 di Pucci Cinema Certosa. Comunque. Io sono pronta a farmela addosso. Mario sta cazzeggiando il cellulare. Ah no, sta vedendo il fantacalcio. Niente di che. Il caso in cui dovessi pubblicare questo vlog finisce qui. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Ciao. Anzi, facciamo gli youtuber quelli veri, guarda. Ciao.